Le donne di sinistra a supporto del loro candidato rivendicano una loro attività sul territorio per 365 giorni all'anno, quindi non un impegno meramente in campagna elettorale. Ecco, è su questo che io vorrei porre invece il punto. Loro sostengono una coalizione che ha naturalmente reso le loro migliori espressioni per un prossimo e futuro consiglio comunale, se dovesse vincere il Melucci, che è la fotocopia del consiglio comunale uscente. L'amministrazione Stefano per 10 anni ha negato a tutte le donne di avere all'interno dell'istituzione comune la commissione di pari opportunità, che non è stata mai istituita e che invece è un obbligo di legge istituirla. A dire il vero, Stefano ci ha anche provato i primi 2 anni del suo primo insediamento, ma è meramente fallita. In più vorrei ricordare alle colleghe di sinistra che sottolineano il loro lavoro, il loro impegno a tutela e a contrasto della violenza sulle donne, che l'amministrazione Stefano non ha istituito all'interno dell'ambito territoriale il CAV, che è il centro antiviolenza, perché credo che per incompetenza, non voglio pensare cattiva volontà, non sono riusciti a portare a termine un bando che avrebbe attribuito e quindi dato al nostro territorio un centro antiviolenza finanziato dalla Regione Puglia, riconosciuto dal Ministero, che avrebbe potuto lavorare in rete con tutti gli altri CAV della nostra Regione. Anche in questo caso si continua a fare una politica di divisioni, quando invece ancora una volta bisogna impegnarsi al bene comune mettendo a disposizione le risorse, che non possono essere né di destra né di sinistra né di centro, ma devono essere con responsabilità orientate ancora una volta al bene comune. Basta con le strumentalizzazioni, basta con quelle che sono le evidenti criticità che sino adesso hanno caratterizzato questo territorio. Iniziamo a fare politica, quella con la lettera maiuscola, quello che si è visto sino adesso è ben altro.